La novità di oggi è fondamentale nel percorso che stiamo scrivendo per andare ad innovare e a continuare a investire sul servizio educativo della città di Terni. Abbiamo proposto una rimodulazione, una riorganizzazione del sistema di tariffazione richiesto alle famiglie, che va finalmente incontro ad un disegno che vuole i servizi educativi come un servizio universale, come una patente di cittadinanza da dare ai nostri bambini, alle nostre bambine, alle loro famiglie sin dal momento della loro nascita. E quindi una rimodulazione del servizio che prevede la gratuità dell'intero servizio per quelle famiglie che vivono condizioni reddituali di maggior difficoltà, e dagli 8.000 euro di ISEE in su invece una tariffazione puntuale che va a calcolare al centesimo quella che può essere la contribuzione che, secondo i principi di equità, di giustizia sociale e di progressività, deve essere richiesta alle famiglie. Questo evidentemente ci colloca nel giusto spazio attraverso una collaborazione che va avanti da tempo con Teramo Children e col Gruppo Nazionale Nidi Infanzia, per far sì che questo servizio appunto sia un servizio universale, non più un servizio a domanda individuale, un servizio di qualità, un servizio che sia rivolto a quanti più bambini possibile sul nostro territorio, una riforma che abbiamo fortemente voluto quest'anno, quando, se tutto andrà come speriamo, dal prossimo anno finalmente l'amministrazione comunale tornerà a gestire 6 strutture e tornerà a poter accogliere fino a 300 bambini. Evidentemente un segnale di vicinanza, ma soprattutto una volontà chiara da parte dell'amministrazione di continuare a investire sui servizi per la prima infanzia.